Amicidicucinarefacile.com, quest'oggi vi mostrerò come preparare una deliziosa frittata di riso. Vediamo che cosa ci occorre. Ci occorreranno 5 uova, 100 g di parmigiano grattugiato, 50 g di olive nere, origano, pepe nero, rucola, salvia, rosmarino, 150 g di formaggio, io utilizzerò caciocavallo ed emmentaler, e circa 600 g di riso già cotto. Adesso prendiamo il formaggio e tagliamolo a pezzi molto molto piccoli. Adesso trituriamo il rosmarino e la salvia insieme alla rucola. Ho messo le 5 uova all'interno di una terrina piuttosto capiente. Aggiungo un pizzico di sale e poi inizio a sbatterle con una frusta. Aggiungiamo il parmigiano e amalgamiamo bene. Aggiungiamo adesso il formaggio che abbiamo tagliato a cubetti. E poi le olive e anche le spezie che abbiamo tritato. Aggiungiamo un po' di origano e un po' di pepe nero. Mescoliamo. E poi in ultimo il riso. Aggiungiamone un po' alla volta. Ho sistemato tutto il composto all'interno di una teglia antiaderente. Se voi non l'avete, cospargetevi la base con un po' di olio. Adesso la lascerò cuocere per almeno 10 minuti. Dopo circa 10 minuti giriamo la frittata e facciamo cuocere l'altro lato. Ed ecco qua pronta la nostra buonissima frittata di riso. Buon appetito!